Ezio Zanotto, presidente del Pertusio Victor Favria, cosa ti aspetti da questa stagione? Mi aspetto una stagione esaltante. Sai che tutte le volte il 15 di luglio, quando facciamo questa riunione, che per me è così, è l'inizio della stagione, anche se la stagione manca ancora un mese e mezzo, e per me è un traguardo molto importante perché sono disegnati gli obiettivi. Gli obiettivi per noi, lo dico chiaramente, è quello di salire in promozione. Abbiamo allestito una bella squadra, abbiamo fatto degli sforzi notevoli anche economici, crediamo di avere veramente una gran bella formazione. Per quanto riguarda il settore giovanile, i tuoi collaboratori, Alberto Cucciati su tutti, hanno lavorato molto bene, anche un settore giovanile importante. Qui bisogna fare veramente un grandissimo applauso a Alberto Cucciati e allo staff che ha lavorato con lui, perché in pochissimo tempo siamo riusciti a costruire veramente il settore giovanile con tutte le squadre e con le annate piene. Questa sera presenteremo i mister e quindi siamo al completo, e ci mancano credo ancora una quindicina di ragazzini e abbiamo tutto il settore giovanile al completo. Quindi il tuo sogno, partito qualche anno fa ma non troppi, di creare una prima squadra importante, un settore giovanile importante, si sta avverando in maniera concreta? Sì, in anticipo rispetto ai tempi, perché con la fusione col Victor Favria abbiamo anticipato i tempi forse di un paio d'anni, perché probabilmente con il solo Pertusio non saremmo arrivati a un traguardo del genere in così poco tempo. Adesso ci siamo e non vediamo l'ora di ricominciare penso dal 19 di agosto credo che ricominceremo, e di lì in avanti tutte le squadre.